Bentornati a Bel Tempo si spera. Questa mattina vi portiamo in un luogo, ma più che altro è un viaggio nell'anima di chi di quel luogo ha dato una lettura diversa. Siamo alle Tre Fontane, a Roma, siamo alla figura di un uomo, Bruno Cornacchiola, del quale il grande collega Saverio Gaeta ha raccontato con dovizia di particolare le vicissitudini umane, partendo dai suoi diari. Saverio, andiamo con ordine, perché non tutti conoscono cosa c'è dietro la Madonna delle Tre Fontane. Io la prendo molto larga. Dove ci troviamo e di che cosa parliamo? Ci troviamo nella periferia, diciamo a sud di Roma, in un luogo che tutti conoscono, almeno per sentito dire, perché le Tre Fontane richiamano San Paolo. San Paolo, quando fu ucciso, martirizzato con il taglio della testa, si racconta, secondo la tradizione, che questa testa abbia fatto tre colpi sul terreno, si è rotolata per tre volte rimbalzando e abbia provocato appunto la fuoriuscita di tre fontane, proprio di acqua che sprizza dal terreno. Attualmente nella abbazia dei Trappisti, lì alle Tre Fontane, ci sono ancora queste fontanelle che rimandano a questa tradizione. Un luogo quindi già sacro di per sé. Esattamente, dove pure ci furono poi dei martiri invece dei soldati che furono uccisi in quantità notevole, 10.000 e più, proprio perché non avevano voluto abiurare alla fede. Quindi un luogo dove il martirio, la testimonianza della fede, la conferma che tutto quello che crediamo è vero, è proprio palpabile per il martirio, non per semplicemente teorie, ma per il sangue che è stato versato. Portiamoci dunque da questo ambiente, portiamoci dunque alla storia di un uomo la cui identità viene poi cambiata dal profondo, proprio in quel luogo. Parliamo di Bruno Cornacchiola. Un uomo dal passato molto discutibile, infanzia poverissima, infanzia distrutta, era un ragazzino che stava anche per strada, che dormiva per strada in certe situazioni, battezzato sì, ma finita là la sua vita all'interno della Chiesa, che cresce con un notevole odio nei confronti della Chiesa. Perché? Consideriamo che innanzitutto, per esempio, il battesimo gli portò il nome Bruno perché suo padre aveva detto: lo chiamiamo Giordano Bruno, come quello che avete ammazzato voi preti, e se non lo battezzi tu al prete che lo stava per battezzare, lo battezzo io con questo fiasco di vino. Parliamo di questo. Allora la trattativa fu molto rapida e accettò di mettere solo Bruno perché lui pensava che fosse Bruno il nome e Giordano il cognome. Quindi aveva capito il contrario e allora decise, vabbè, ok, solo Bruno. Per cui il suo nome Bruno Cornacchiola deriva da questo piccolo inizio molto divertente. Lui divenne un anticattolico, non anticlericale soltanto, proprio anticattolico, perché si convertì in una delle varie sette che, diciamo, erano proprio consideravano il Papa anticristo. Aveva comprato durante la guerra di Spagna, dove si era trovato a combattere, un pugnale a Toledo, dove aveva scritto sopra, incidendolo con le chiavi di casa, morte al Papa. E poi lo consegnerà a Pio XII quando, dopo la conversione, avrà l'occasione di farlo. Il suo pallino era quello, fare uccidere fuori, il Papa uccidere e far fuori la Madonna. Il Papa, esattamente. La Madonna dal punto di vista teologico. Esattamente. Lui, il 12 aprile del 47, quando poi nel pomeriggio avrà questa apparizione di cui parleremo, la mattina era andato al culto suo e il pastore aveva chiesto a alcuni di loro più preparati di trovare nella Bibbia delle frasi che stroncassero i dogmi mariani. Lui avrebbe dovuto fare un discorso pubblico la mattina della domenica 13 in Piazza della Croce Rossa a Roma, parlando contro i dogmi mariani. Aveva preso la Bibbia, era andato con i ragazzini per farli giocare, prima voleva sulla spiaggia di Ostia, poi non ci fu possibilità, andò nel Bosco degli Eucalipti, appunto alle Tre Fontane. Mentre i bambini giocavano, lui stava cercando le frasi sulla Bibbia protestante di antimariane, cioè che stroncassero verginità, madre di Dio e ovviamente anche tutto quello che riguardava l'assunta, che non era ancora un dogma ma che già cominciava in qualche modo a palesarsi. Quest'uomo ha la sfortuna, tra virgolette, di incrociare sul suo cammino una donna, tu parlavi dei bambini, una donna che è profondamente credente, gli darà tre figli, tre bambini, la quale donna accetta per quieto vivere ad un certo punto anche di frequentare le riunioni in chiesa con Bruno Cornacchiola, una donna che però nel profondo del cuore non smette mai di chiedere alla Madonna di poter convertire quest'uomo. Siamo a quel giorno fatidico, immaginate tre bimbetti che giocano, lui intento a leggere, a trovare questi brani della Bibbia, e che cosa succede? Una cosa che è importante dire è che proprio la conversione di Cornacchiola la Madonna l'attribuirà al fatto che lui aveva fatto i primi venerdì del mese. Esatto, da richiesta della moglie. Della moglie, esattamente. Quindi diciamo che la moglie appunto disse: ok, vengo nella setta protestante con te, ma intanto facciamo prima i nove venerdì del mese e proviamo a vedere se questo funziona.
Non funzionò in quella prima occasione, ma la Madonna poi disse: i primi venerdì del mese che hai recitato insieme a tua moglie ti hanno salvato. Quindi una conferma di una devozione che già sappiamo, Margherita Maria Alacoque, è diventata effettivamente una, penso, l'unica volta in cui un'apparizione conferma una devozione precedente. Ma lì, a questo punto, lui, mentre stanno giocando i bambini, ha una serie di vicissitudini, una palla che va giù, lui va a pigliarla, il bambino più piccolo che non gli risponde più, eccetera. Lui torna e li vede uno alla volta cadere in ginocchio e cominciare a ripetere: bella signora, prima comincia a pensare mi stanno prendendo in giro, prova a sollevarli, sono pesantissimi, comincia a urlare aiuto, qualcuno mi aiuti, Dio aiutami. A questo punto vede una mano che esce da questa grotta, entra nei suoi occhi e gli toglie delle squame. Ricordiamo San Paolo, che ha avuto la medesima esperienza, queste squame che gli vengono strappate dagli occhi. E poi lui avrà un'ora e un quarto di proprio monologo della Madonna, che gli dirà tutta una serie di cose che la sera lui trascriverà sul suo quaderno e che sono il cuore di quello che è il segreto delle tre fontane. E la cosa più significativa, a mio parere, già dall'immediato, è che i tre bambini, quando poi vengono interrogati immediatamente dalla commissione del vicariato, il più piccolo in particolare, 3 anni e mezzo, dice due frasi almeno che secondo me sono la prova maggiore della veridicità. La prima, dato che lui, e questo è uno degli intrecci con le altre apparizioni, il bambino più piccolo vedeva solo, non sentiva nulla, come anche gli altri due figli, solo Cornacchiola sentiva. Alla fine gli chiedono: ma che cosa è successo? E lui, che vedeva i fratelli maggiori normalmente nella vita di casa, che quando avevano un libro in mano era per fare i compiti, dice: la Madonna masticava il chewing gum, la gomma americana, e faceva i compiti, per cui lui vedeva solo una donna che parlava, muoveva le labbra, ma lui non sapeva che stesse parlando. Quindi masticava il chewing gum e faceva i compiti perché aveva una Bibbia sotto mano. E quando poi il sacerdote del vicariato gli chiede: ma com'era questa donna? Bella, bella, come quella statua lì. Ma che statua? Era De Ciccia, un bambino di carne. Cioè immaginate un bambino di 3 anni e mezzo che dice una cosa del genere, non è costruita o inventata. Ora, e a questo punto nasce tutto il resto. Tutto questo che vi stiamo raccontando non è frutto di una tua elucubrazione, non è frutto di una ricostruzione. Severo Gaeta ha ottenuto, possiamo dirlo anche, la fiducia della famiglia Cornacchiola, degli eredi, dell'associazione che è nata dietro di lui e con lui, e ha avuto accesso a documenti unici, documenti di cui esiste copia in Vaticano, perché Bruno Cornacchiola, quando tu hai detto ha iniziato a scrivere i suoi diari, puntualmente li mandava in vicariato, comunque in Vaticano, dove sono rimasti per un certo periodo, stanno lì praticamente. È la prima volta che noi abbiamo accesso a questi documenti. Lo dico a casa e lo dico adesso alle 9:14:37. Tutto quello che racconteremo questa mattina è frutto della lettura di quegli atti. Non c'è nulla di costruito su questa storia. Allora, facciamo di più, Saverio. Ce ne andiamo nei luoghi delle Tre Fontane. Prendiamo proprio così, sentiamo il profumo di quei luoghi e poi torniamo qua. Andiamoci con il nostro Luca Rossi. ...1947, Roma è la capitale di un paese che risorge lentamente dalle macerie. Teatro della nascita degli istituti repubblicani, sollevata dagli aiuti del piano Marshall, la città eterna conserva il suo ruolo di centro della cristianità. Il 12 aprile, in periferia, a due passi dal luogo del martirio di San Paolo, conosciuto come il santuario delle Tre Fontane, Bruno Cornacchiola, protestante e convinto anticlericale, sta mettendo a punto un discorso che dovrà tenere il giorno dopo, per negare il dogma della verginità e dell'Immacolata Concezione di Maria. Lascia i suoi 3 figli giocare nelle vicinanze e li ritrova inginocchiati in trance in una grotta. È lì che anche lui vede una signora con un mantello verde e un libro tra le mani. La Madonna si è presentata con questo titolo: Io sono la Vergine Rivelazione, che in un certo senso è profondamente dogmatico, biblico, perché naturalmente il fatto di dire io sono la Vergine della Rivelazione, che porta poi un libro al petto, che è la Sacra Scrittura, dove è contenuto tutto quello che le stupidaggini che lui diceva, per poter trovare una spiegazione giusta doveva leggere la Sacra Scrittura. Cornacchiola, come lui stesso raccontò, ebbe altre apparizioni, sempre nella stessa grotta, un affratto abbandonato e sporco, che però già a partire dal 1948 divenne luogo di pellegrinaggi e di guarigioni, soprattutto spirituali. La Madonna nel messaggio ha detto: da questa terra di peccato io opererò, farò grandi prodigi. Ecco, quindi la Madonna ha preso spunto naturalmente da quello che avveniva in questo luogo, tanto è vero che quando
la Madonna è apparsa nella grotta a Bruno Cornacchiola, lo stesso Bruno ha potuto definire che era una grotta maleodorante, quindi a un certo punto era ridotta in uno stato brando, eccetera. La Chiesa è molto prudente prima di riconoscere naturalmente un luogo dove sono avvenuti le apparizioni, quindi la Chiesa è discreta. Anche se non ci sono riconoscimenti ufficiali riguardo le apparizioni, la Chiesa ha riconosciuto la Madonna della Rivelazione come santuario, prima con Pio XII, che incontrò personalmente Cornacchiola, e poi con Giovanni Paolo II, che approvò per il luogo la denominazione di Santa Maria del Terzo Millennio alle Tre Fontane. Ringrazio il nostro Luca Rossi e saluto Padre Gian Matteo Roggio, docente alla Pontificia Facoltà Teologica del Marianum. Benvenuto, Padre Roggio. Perché Saverio, noi facciamo i cronisti, ma la punzecchiatura finale purtroppo serve. Guardate, questo è un materiale che noi maneggiamo con molta cura. Io spero che questo arrivi alle vostre case. La serietà di uno studio fatto da Saverio Gaeta e la precisione su certi fenomeni che non sono spiegabili se non con gli occhi della fede. Padre Roggio, nel servizio interessantissimo di Luca vengono tirati in ballo Pio XII, cui faceva cenno anche Saverio, e Giovanni Paolo II, che definisce quella Madonna della Rivelazione come la Madonna del Terzo Millennio. Che lì sia apparsa la Madonna, siamo tutti d'accordo? Quando dico siamo, la Chiesa è d'accordo? Qual è l'atteggiamento di Santa Madre Chiesa? Che cosa c'è da raccontare a questo riguardo? Ma a questo riguardo c'è da dire che una approvazione ufficiale non c'è. Se per approvazione ufficiale noi intendiamo un decreto che deve essere fatto dal Vescovo diocesano, con il quale il Vescovo diocesano, dopo aver istituito una commissione di studio, dopo aver sentito i risultati della commissione di studio, ma soprattutto dopo essersi fatto lui un giudizio, chiaramente sempre un giudizio spirituale di quello che è avvenuto, decide se effettivamente quello che è avvenuto porta le impronte del Vangelo, le impronte di Dio, oppure no. Ora, tutto questo noi non lo abbiamo. Abbiamo una commissione, quello sì, perché, come diceva prima il dottor Gaeta, questa commissione si è riunita e ha anche ascoltato. Qual è il problema? Il problema è che il Vescovo diocesano di Roma è il Papa, perché non ci dimentichiamo che il Papa è Papa perché è Vescovo di Roma. Uh-huh. In quegli anni, ma non solo e soprattutto in quegli anni, la figura del Papa aveva ricevuto tanta attenzione, si era caricata di tante aspettative, di tante cose, che di fatto era impossibile che un Papa si pronunziasse su un'apparizione. Cioè il mestiere del Papa, detto in maniera molto rapida, molto semplice, il mestiere del Papa a quell'epoca era quello di fare dogmi, tant'è vero che Pio XII lo farà, il dogma dell'Assunta. Ma il mestiere del Papa non è quello di approvare apparizioni. Quindi Roma si trova, diciamo così, in questa situazione un po' strana. Ma chi lo fa? Questo per cultura nostra, se non è il Papa che lo deve fare. No, deve essere il Papa. Per cui diciamo che è quella la figura delegata, certo. Ma come dici giustamente tu, Padre Roggio, parliamo anche di tempi particolari. Tempi particolari. Parliamo di quei tempi particolari dove la figura del Papa è una figura appunto caricata di tante aspettative, ed è una figura da cui si attende un insegnamento, ecco il dogma, un insegnamento autorevole, un insegnamento certo. Ora, di fronte a questo tipo di figura, il Papa non potrà mai entrare, diciamo così, in un meccanismo dove da vescovo diocesano può dire se un fatto, una presunta rivelazione privata, come le chiama la Chiesa, sia autentico oppure no. Non può entrare, non perché non debba, sarebbe suo dovere come vescovo diocesano, ma non può entrare a livello di opinione pubblica,
perché il Papa non può pronunziarsi su qualcosa che per definizione non impegna mai l'infallibilità della Chiesa e soprattutto non impegna mai l'universalità della Chiesa. In parole povere? In parole povere vuol dire che se anche il Papa dicesse sì è vero, questo riguarda la diocesi di Roma, non riguarda il mondo. Saverio, tu però hai ficcato il naso, sei stato mesi tra scartoffie impressionanti. Cioè stiamo parlando, questo lo diciamo a casa, di quanta roba stiamo parlando? Decine di migliaia di fogli, ecco. Perché sono 50 anni di agende più decine di migliaia di fogli, taccuini, block notes. 50 anni di agende di un uomo che a un certo punto si è trovato a raccontare su, dobbiamo pensare, mandato della Madonna, a meno che non fosse un profeta lui, a raccontare cose che erano inimmaginabili. Noi scomodiamo la parola profezia questa mattina. Con la dovuta cautela, noi stiamo andando veramente con i piedi di piombo, altrimenti non faremo bene il nostro lavoro. Saverio, ci sono degli episodi che sarebbero stati letti alla luce della cronaca, dei fatti, 50 anni dopo, che sono impressionanti. Li lascio dire a te, non te li metto, non te li porgo sul piatto d'argento. Diciamo che 4-5 sono veramente impressionanti, soltanto adesso si possono capire. Sì, io mi sono chiesto intanto il perché. Allora, cosa succede? Che lui riceve dalla Madonna il 12 aprile del 47 questa lunga profezia, questo lungo messaggio, all'interno del quale stanno anche delle cose che riguarderanno sicuramente il futuro, perché non sono ancora accadute. Ma il buon Cornacchiola si sarà chiesto certamente, ma da chi arriva sta roba? Come faccio a essere sicuro che è di fonte divina? E allora, quello che mi sono spiegato io, riceve dei sogni profetici, che lui chiamava sogni segni, che sostanzialmente gli dicono delle cose di cronaca che accadranno. Tipo per esempio il caso, secondo me, più eclatante, Moro. Il primo in assoluto è addirittura quello di Superga. Lui vede un aereo che va, che precipita e vede scritto sopra Torino e dice sull'agenda che sarà. Dopo poco c'è questo drammatico evento dell'aereo del Torino, il grande Torino, che si va a scontrare sulla collina di Superga, cade sulla collina e purtroppo appunto muoiono tutti. Quello è uno dei primi episodi, ma poi il più eclatante, secondo me, è il caso Moro. Lui vede a fine gennaio Aldo Moro che esce dal cimitero del Verano e gli dice: sei tu quello che ha visto la Madonna? Sì, prega per me perché sento un brutto presentimento su di me. Dopo un mese e mezzo, il 16 marzo del 78, Moro viene rapito e lui nella sua agenda scrive: ho visto quello che è successo, si aspettavano tutti, ma fino a qui stiamo ancora in quella che è una ipotesi. Ti stoppo un attimo, attenzione, viene rapito. Questo sogno segno non avviene quando già Moro era stato rapito e si immaginava che potesse non tornare. Non era stato ancora rapito. Esatto, a fine gennaio. Dopodiché cominciano tutte quelle che sappiamo, le indagini, le trattative, le varie cose. Ma praticamente, personalmente, ricordo molto bene quel periodo, ero già in grado di insomma intendere e volere, ricordo perfettamente che nessuno di noi avrebbe mai scommesso sulla morte di Moro. Pensavamo tutti che o le Brigate Rosse l'avrebbero rilasciato in cambio di soldi o di prigionieri, tra virgolette, politici, come li chiamavano loro, cioè altri delle Brigate Rosse, oppure che la polizia, trovando il covo, lo liberasse e, se proprio dovevamo dire, sarebbe stato ucciso in un conflitto a fuoco durante una liberazione. Lui, 9 giorni dopo il rapimento, il 25 marzo, vede in questo segno sogno, esattamente così, Aldo Moro crivellato di colpi dentro un'automobile. Che è esattamente ciò che poi accadrà. Allora, quella che mi sono fatto come domanda è: certe cose, tipo mettiamo un attentato che viene preparato dai terroristi, può essere conosciuto anche dal preternaturale, cioè dal demonio, perché comunque con la sua grandissima intelligenza lui può avere una deduzione, quindi una previsione di cose che già sono in corso. Ma una cosa che invece accadrà senza che nessuno la predisponga, come per esempio appunto un aereo che cade, un terremoto, Chernobyl e il disastro appunto che conosciamo dello scoppio della centrale nucleare di Chernobyl o cose di questo tipo, e quindi anche l'omicidio Moro, che nemmeno gli stessi terroristi hanno sempre detto fino a 2 o 3 giorni prima erano dell'idea che sarebbe stato ucciso, è impossibile quindi da prevedere anche per una forza demoniaca, è secondo me la conferma che il cielo dà a questi, tra virgolette, profeti, che quindi devono annunciare cose veramente terrificanti, come un attentato in Vaticano, come l'Oriente, che un popolo dall'Oriente che si immagina sia il fondamentalismo islamico, che verrà e farà, come è stato scritto da appunto Cornacchiola, secondo la previsione della Madonna, potrà distruggere le cose sante e sacre quando gli sarà permesso di farlo. 1947 parliamo. Corrisponde a un piano divino, perché evidentemente dobbiamo essere messi alla prova. Saverio, ti faccio una domanda precisa. Tu non sei un prete, non devi evangelizzare, sei un credente, ti conosciamo in quanto tale, sei un giornalista. Perché tu vedi il segno della Madonna? Perché, tra virgolette, tu credi, e uso le virgolette,
a quelle cose scritte, 50 anni di appunti, dettati probabilmente da qualcun altro. Perché Cornacchiola non è semplicemente un veggente? Io credo che tutto quello che ho letto mi ha permesso moralmente di essere certo, perché per esempio guardando le agende si vede perfettamente come lui scrivesse ogni giorno una pagina intera per ordine del confessore, riempendola totalmente, si vede l'inchiostro, si vede che va sempre avanti nella stessa maniera, e quindi da questo punto di vista la certezza morale che lui abbia scritto le cose nella data in cui è segnata c'è, anche perché i confessori che ho comunque contattato, sotto ovviamente non questione di vincolo confessionale, certo, ma sulle questioni pratiche, mi hanno sempre detto che loro le vedevano le cose ogni al massimo 15 giorni e quindi possono garantire che le conoscevano in anticipo anche loro. Che poi appunto dal punto di vista delle cose che vengono dette, tutto quello che Cornacchiola ha scritto per ordine della Madonna non ha assolutamente nessun problema teologico, evangelico, sono tutte cose perfettamente in linea. Che la sua vita, che io ho potuto veramente conoscere fino in fondo perché ci sono una marea di turbamenti, di problemi, di difficoltà, come chiunque di noi scriva in una sua agenda quello che gli accade giorno per giorno con tutti i problemi che ha avuto, sono la testimonianza concreta di uno che si è realmente, a mio parere, lasciato fare dal soprannaturale e che ha documentato nei fatti come tutte le cose che venivano dette dalla Vergine erano la preoccupazione materna per noi figli, la preoccupazione perché la Chiesa continuasse nella dottrina a essere sempre fedele al Magistero, perché la Chiesa continuasse anche attraverso soprattutto i suoi sacerdoti, che sono i figli prediletti della Madonna e sono i primi destinatari di queste apparizioni, in epoche preconciliari ovviamente, perché dal 47 poi il concilio ovviamente è cominciato molto tempo dopo, quindi lui ha vissuto tanto tempo prima del concilio con tutta una serie di questioni che poi sono diventate faticose anche nel dopo, no? Perché sappiamo bene, certo, tante problematiche che ci sono state, l'abbandono di tanti sacerdoti, e lui questo lo segnala già in anticipo. La Vergine dice già da prima, si vedrà il drappo che poi è una talare sacerdotale strappata, buttata per terra, che sono immagini che ci fanno capire quello che è il problema che verrà dopo. Padre Roggio, questa idea di madre coincide perfettamente con il senso, il significato della Madonna tra gli uomini. È una madre che avverte. Chiedo perdono, qui non è che stiamo a fare terrorismo, attenzione, le profezie, e questa è la domanda, uno, come vanno lette? Due, è un modo di dire io ci sono accanto a voi, io almeno così l'ho vista e l'ho vissuta leggendo anche il libro. Perché fa così paura, posso dire, fa così, perché è così difficile pensare che sia tutto vero? Ecco, io l'ho messa proprio così. Ma è difficile pensare che sia tutto vero perché di fatto noi viviamo comunque una cristianità, potremmo dire, addormentata. Cioè, la cristianità è addormentata nel senso che alcuni fenomeni come questi, o tipo questi, ecco, che il dottor Gaeta ha descritto, vengono pensati come fenomeni riservati per qualcuno, in modo particolare poi dopo per il clero, per i religiosi. Sono loro che semmai devono vedere, insomma, certo, o comunque sentire la Madonna, i santi, eccetera, eccetera. Quindi l'aver, come dire, confinato, sotto un certo punto di vista, l'aver riservato questo tipo di fenomeni a una determinata categoria di cristiani, ecco, questo rende la Chiesa addormentata, come ho detto prima. Quindi la prima difficoltà è questa. C'è una cristianità addormentata che pensa che alcuni fenomeni vadano riservati solo a qualcuno. Dall'altra parte c'è questo fatto della maternità di Maria. La Chiesa, sicuramente la Chiesa Cattolica, sperimenta questa presenza materna di Maria. E presenza materna, certamente, oltre ad evocare una sensazione di protezione, oltre ad evocare una sensazione di tranquillità, ho qualcuno accanto a me, ho qualcuno che mi capisce, sperimentare la presenza materna della Vergine significa comunque sperimentare anche il fatto che, come ogni buona madre, Maria educa. E educare significa, prima di tutto, far immaginare le conseguenze di quello che si fa. Ecco, io credo che questo sia il nocciolo vero. Insistiamo su questo punto perché è importante. Educare significa aiutare la persona che educo ad immaginare le conseguenze di quello che farà. Ecco, se noi concepiamo l'educazione in questo modo, allora ecco che possiamo ricollegarci anche alla profezia, perché in fondo la profezia ha questo aspetto di far conoscere il futuro,
Ma come si fa a conoscere il futuro? Come si fa ad immaginare il futuro? Il futuro lo si può immaginare soltanto se io sono stato educato a pensare le conseguenze delle mie azioni. E allora ecco che l'azione materna di Maria nella Chiesa sempre è stata proprio questa. Immagina le conseguenze di ciò che stai facendo. Perché se ciò che stai facendo ha una radice buona, allora le conseguenze saranno buone e puoi immaginare qualcosa di buono. Se ciò che stai facendo non ha una radice buona, quali saranno le conseguenze? Ed ecco allora l'immaginazione. Cosa puoi immaginare di quel che accadrà? Quindi non fermiamoci all'orrore, se volete, alla paura che le profezie possono mettere nel cuore di ciascuno di noi. Tu hai usato l'espressione e l'immagine del semaforo rosso, su cui torneremo subito dopo la pubblicità. Intanto avete visto le nostre spalle, siamo in diretta da Lourdes. Quindi dopo abbiamo ancora molto da approfondire. State con noi, non ve ne andate. Bentornati a Saverio Gaeta, padre Gian Matteo Roggio. Le tre fontane, intanto Lourdes ci guarda. La grotta, sono immagini che arrivano scrupolosamente in diretta. Saverio, ti ho fatto una domanda prima. Tu hai letto ad un certo punto in tutti questi atti, noi stiamo raccontando di cosa è successo alle Tre Fontane, abbiamo raccontato la figura di questo veggente Bruno Cornacchiola, che ha avuto una vita durissima dopo la sua conversione, dopo aver detto sì alla Madonna. Che ritratto di madre esce da questi diari? Chi è Maria che incontra e incrocia lo sguardo di Bruno Cornacchiola? Che cosa fa? Io ho fatto un esempio recentemente che mi sembra possa funzionare. Se immaginiamo una mamma con un bambino di 3 anni a un semaforo rosso e la sentiamo dire: guarda che se attraversi con quel colore, il rosso, le macchine ti spiaccicano, il tuo sangue schizza da tutte le parti, rimani spiaccicato per terra. Io devo pensare: guarda che mamma cattiva che fa terrorismo psicologico. Oppure devo pensare, se dicesse: guarda che se passi col rosso potresti farti la bua, forse non è così efficace. Ecco, sarà banalizzante, ma io sono un giornalista, quindi non devo fare Dobbiamo il teologo. Dobbiamo farci capire. Questo, secondo me, è l'esempio più concreto. Se la Madonna dice: se voi continuate ad andare su questa via, c'è un baratro davanti a voi, voi andate avanti con gli occhi chiusi, ci finirete dentro e vi spiaccicherete sul fondo. Se continuate a vivere questa esperienza di fede un po' così, all'acqua di rose, il vostro cristianesimo è sempre molto vago, è chiaro che altri che sono molto più fondamentalisti riusciranno a invadere e a farvi fuori dal punto di vista sia morale sia materiale. Se dice: guardate che c'è un pericolo che viene da tutta una serie di circostanze che può portarvi a una guerra nucleare, può portare ad attentati in Vaticano, può portare a uccisioni anche del Papa in un futuro molto, speriamo, lontano, ma che sono anche profezie già fatte in precedenza alla Salette, come sappiamo, e a Fatima, un Papa ferito un Papa ucciso, quindi non è che è la prima volta che viene detto, per cui possiamo dirlo tranquillamente. Se la Vergine dice questo, non è per dire: vi preannuncio un futuro di disgrazie del quale dovete aver paura, è a dire, dato che le profezie sono tutte condizionate, possono essere non avverate con la preghiera, possono anche essere cancellate, guardate che è il vostro futuro, non quello che noi abbiamo determinato, siete voi che state indirizzandovi verso questo, per cui nessuna paura, ma una voglia di cambiare, di pregare, di essere più concreti nel vivere l'esperienza di fede per questo futuro. Padre Roggio, migliore. Io ho una da tornare alle Tre Fontane, al volo, in 20 secondi, perché io sento il mio pubblico che dice: mamma mia, immagino quello che stiamo facendo a casa, cosa si stia pensando. Qui non si dice che è arrivata la fine del mondo, mettiamo i puntini su lei. Assolutamente. Si dice: guardate, no, questo è quello che può avvenire, se ho ben capito, attenzione, muovetevi. Esattamente, questo è quello che può avvenire, sta a voi scegliere se avvenga oppure no, perché la grandezza della profezia cristiana è il fatto che non è una profezia che si compirà automaticamente. Questo è un punto fondamentale, di certo che questo concetto chiaro ce l'hanno in testa molto bene molti, devo dire le donne, perché da quella Madonna della Rivelazione è nato qualcosa di estremamente profondo e tra l'altro bene accolto da Santa Madre Chiesa. Sentiamo la testimonianza di Suor Rebecca. Quando la Vergine poi si presenta proprio qui in questa grotta, dirà la stessa frase che Gesù disse a Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E a Bruno la Vergine dice:
tu mi perseguiti, ora basta. La nostra spiritualità è proprio questa, l'evangelizzazione, perché la Vergine Maria qui si presenta con questo libro tra le mani, non si presenta con il bambino, non si presenta con la corona del rosario, invita alla preghiera, ma si presenta con la parola di Dio. Quindi questo verbo che lei ha tenuto nel suo grembo si fa carne, e si fa carne anche nella parola, nella diffusione della parola di verità. Bruno era una persona molto forte di carattere, proprio perché era un ostinato, quindi la grazia di Dio lo ha portato sulla via della verità. Quello che possiamo dire, io e alcune altre sorelle della comunità, possiamo proprio dire, ecco, che lui ha trasmesso questa forza della fede, questo non temere, questo non aver paura. E lui ci raccontava: io non avevo paura e andavo contro la verità, adesso che ho la verità devo essere ancora più forte e ancora più trascinatore di anime per condurle nella Chiesa della Salvezza, che è la Chiesa Cattolica. I momenti sono difficili, comunque li vediamo, sono sotto i nostri occhi, ma noi non dobbiamo temere, perché la Vergine della Redenzione dice proprio questa frase bellissima: chi ha fede non ha paura. Perché lei è con noi, Maria e Gesù stanno con noi, quindi di che cosa dobbiamo temere? Della persecuzione del corpo? Ma non potranno mai distruggere il nostro spirito. Questa Roma è la chiesa dei santi, dei martiri, questa terra qui è bagnata del sangue di Paolo, di 10.203 soldati romani che sono stati trucidati proprio qui alle Tre Fontane. Hanno prima costruito le terme di Diocleziano e poi dopo l'hanno portati qui e le hanno trucidati. Ma che cosa hanno fatto se non dare a loro la palma del martirio e la palma della vittoria? Dobbiamo entrare un po' nella logica che Dio è con noi, che la Madonna ci protegge e sarà quello che sarà. L'importante è professare e non rinnegare mai la nostra fede. Sor Rebecca, anche grazie alle attente sollecitazioni di Luca Rossi, ha detto una cosa importantissima. Ora, approvazione o non approvazione, mai rinnegare la presenza del sacro, soprattutto quando è comunque così evidente. Padre Roggio, estendiamo un po', allarghiamoci. Qual è la costante delle apparizioni mariane? La costante delle apparizioni mariane è proprio l'educazione. Cioè Maria, quando appare, è mamma, non c'è niente da educa. Fare. Fa immaginare anche qualcosa di diverso, nel senso che Maria, quando appare, appare per dire: guardate, avete fatto sempre così, ma non è detto che questa sia una schiavitù a cui dovete essere per forza legati. Abbiate il coraggio e la libertà di immaginare qualcosa di diverso, non qualcosa di diverso che viene dalle vostre passioni o che viene semplicemente dai vostri desideri, ma quel diverso, quel qualcosa di diverso che nasce quando uno si mette davanti al Vangelo. Perché quando io mi metto davanti al Vangelo viene fuori qualcosa di diverso. Perché quando Gesù mi dice beati i poveri o beati gli umili, io mi trovo di fronte a qualcosa che è spaventosamente diverso, perché in questo mondo sono beati i ricchi e sono beati i forti. Ecco, la costante delle apparizioni mariane è proprio questa. Maria educa a pensare il futuro, e il futuro lo si pensa immaginando sia, come dicevamo prima, le conseguenze di quello che stiamo facendo, ma anche avendo il coraggio di immaginare a partire dal Vangelo. Saverio, noi lasciamo per un momento Bruno Cornacchiola, ma c'è un fil rouge che lega anche altre figure meravigliose, grazie a cui poi le apparizioni sono state rese pubbliche, e in questo mi aiuta tantissimo Fabio. Fabio. Lucia, perché forse un'altra costante è la scelta di Maria di apparire a dei piccoli ma grandi in quanto puri di cuore, così anche a Lourdes. E proprio domani ricorre l'anniversario della scomparsa, era il 16 aprile del 1879, di Bernadette, che diede la sua vita all'incontro con Maria, una vita completamente trasformata poi nella preghiera, sebbene così breve, perché si spense a soli 35 anni.
con Luca Rossi un breve tratto della sua vita. Bernadette Soubirous è una quattordicenne dal viso fresco e limpido. È poverissima, non sa leggere né scrivere, ma conosce l'Ave Maria a memoria e la prega tutti i giorni. Nella grotta di Massabiella, ai piedi dei Pirenei, dove si è recata per raccogliere un po' di legna, l'11 febbraio del 1858 vede la Vergine Maria, che le si presenta come l'Immacolata Concezione. Quella signora vestita di bianco affida a lei un messaggio in cui si chiede a tutti la conversione, la preghiera e la penitenza. Bernadette cercherà durante tutta la sua breve esistenza di assomigliare a Maria e di mettere in pratica le sue parole nel nascondimento e nell'umiltà. Con la semplicità e la fermezza delle anime pure, vincerà l'incredulità di quanti non accettavano che una fanciulla così ignorante e buona a nulla potesse parlare di un dogma che il Papa aveva proclamato appena 4 anni prima. Morirà a soli 35 anni, il 16 aprile 1879, dopo le lunghe sofferenze, per una salute da sempre cagionevole. Da quell'acqua che trovò ai piedi della grotta, su indicazione della signora vestita di bianco, arriveranno i primi segni, le guarigioni a cui la scienza non è riuscita a dare spiegazioni, e le conversioni, migliaia, il più grande dono di Santa Bernadette al mondo intero. Ancora grazie a Luca Rossi, ha fatto un gran lavoro questa puntata e benvenuto ad Alfonso Ciampolla, medico, dottor Ciampolla, grazie dell'Unitax. Sì. Prima di venire a lei, dottor Ciampolla, di portarla a Lourdes assieme a lei, Saverio, c'è, abbiamo detto, un filo rosso, la vita tremenda che poi chiamateli veggenti, chiamateli fedeli, hanno poi, dopo queste apparizioni, la difficoltà ad essere creduti e anche, perché no, le persecuzioni del diavolo. Non vi farò felice sulla terra, ma nell'aldilà. Era la promessa che ha fatto la Vergine a Bernadette. A lei l'ha detto proprio, agli altri l'ha fatto capire con molta chiarezza. Anche con Bruno. Anche con i veggenti di Fatima, con i veggenti di La Salette, con tutti passano i guai, possiamo dirlo in termini umani. Ma cioè, perché? Perché bisogna essere messi alla prova nella fede? Perché bisogna essere messi alla prova, perché loro devono realmente essere testimoni di qualcosa che non gli va bene, perché sennò sarebbe troppo facile dire c'ho soldi, onori, gloria, eccetera. E soprattutto perché non devi essere creduto umanamente parlando, perché deve essere talmente trasparente il fatto che è il soprannaturale che interviene, o altrimenti non si riesce. Per esempio, per Bernadette, il fatto che lei vada a mangiare l'erba o a bere quell'acqua putrida, perché non è che uno pensa che come oggi tutto bello asfaltato, all'epoca c'erano terra, escrementi, peli di porco, perché quello era il luogo dei porci, e lei beveva quell'acqua con escrementi, peli di porco e così via. Perché l'ha chiesto la Madonna? Per penitenza per i peccatori. Oggi, io sono sicuro, invece di approvare l'apparizione, la buttavamo dentro un trattamento sanitario obbligatorio, dentro il manicomio. Non ci sarebbe stata Lourdes se fosse arrivata adesso. Poi ci chiediamo perché, poi sono 150 anni, che non ci siano più, attenzione, anche queste approvazioni. Testimoniare, dottor Ciampolla, è la parola che mi piace molto, che ha utilizzato Saverio. Lei è un testimone, perché ad un certo punto accompagna i malati a Lourdes. Posso permettermi di chiederle anche se a un certo punto la Madonna, in un certo senso, ha cambiato anche il suo modo di essere medico prima e poi volontario? Certamente, la mia esperienza con l'Unitalsi parte oramai dalla gioventù, a 18 anni, e passando da prima come barelliere e poi come medico al servizio del malato, ho vissuto questa esperienza da quello che potrebbe essere un aspetto privilegiato, vale a dire il sano. La persona che è sana e che si prodiga per l'altro. Poi un bel giorno, effettivamente, nella mia vita è cambiato tutto, o perlomeno poteva cambiare tutto, perché improvvisamente sono stato male, sono medico e quindi mi rendevo conto che la situazione era una situazione tragica, importante, e mi sono affidato ovviamente ai miei colleghi, ma affidandomi ai miei colleghi mi affidavo anche a Maria che mi sostenesse in questa situazione. Ricordo che non chiedevo tanto la guarigione quanto una serenità interiore. È vero che poi dopo la tensione c'era, però francamente paura mai. La paura l'hanno vissuta soprattutto i miei familiari. E infatti Maria è intervenuta proprio nella mia vita attraverso mia moglie, la quale ha insistito contro ogni volere dei colleghi perché mi facessero un certo tipo di
indagine dalla quale effettivamente è risultato che cosa si dovesse fare. Ed io sono entrato in camera operatoria in condizioni drammatiche, veramente con un piede abbondantemente nella fossa, e ne sono riuscito bene, sano e soprattutto avendo vissuto questa esperienza di malato che mi ha fatto vivere il pellegrinaggio successivo e tutti quanti quelli che sono venuti dopo in una maniera completamente diversa. In che cosa è cambiato? Perché si è fidato di Maria? Perché di Maria ci si fida. Maria è la compagna di una vita. Sentivo parlare di mamma, di... Per me è veramente qualche cosa di più e di diverso. Adesso va molto il termine complice. Io la sento molto vicina da quel punto di vista, nel senso che ci si parla e lei ti ascolta e certe volte ti dice sì e certe volte ti dice no. E quando ti dice no, si sorride lo stesso perché effettivamente si comprende che c'è un qualche cosa di diverso che effettivamente ti vuole insegnare e che in quel momento tu forse non hai gli strumenti per poter comprendere pienamente, ma ci sarà questo momento di rivelazione. Padre Roggio, quando pensiamo sempre a Lourdes, noi abbiamo capito che molta gente va, la Madonna mi faccia il miracolo, quel miracolo chiesto non arriva, ma si torna sempre con una forza diversa. Vale per Lourdes, Saverio, vale per tantissimi altri luoghi mariani dove la carezza di Maria è più presente. Tornando anche alle Tre Fontane, in fondo, che cos'è che noi dobbiamo capire una volta e per tutti della Madonna? Ma io credo che dovremmo capire che la Vergine ama profondamente questa terra, perché lei è stata terra fino in fondo, però è stata una terra differente. Noi siamo una terra, ecco come ricordava prima il dottor Gaeta, siamo una terra impura, fatta di escrementi, di peli di porco, ma questo non per darci addosso e autoflagellarci, significa riconoscere di fatto il limite tremendo della nostra vita. Ebbene, Maria è stata terra anche lei, ma lo è stata fino in fondo e in una maniera diversa, perché è stata terra così come è stato terra Gesù. Perché noi pensiamo che Gesù sia venuto a salvare l'anima, attenzione, è anche vero, ma prima di tutto Gesù è venuto a salvare il nostro corpo. Noi crediamo in Gesù risorto, non nell'anima di Gesù che è andata presso Dio. Noi crediamo nel Figlio di Dio fatto uomo, realmente morto e realmente risorto. Ecco, io credo questo. Maria ama la nostra terra perché lei stessa è terra, lo sa di essere terra e sa che se ora si trova nella gloria è perché Dio ama questa terra, ha voluto che il Figlio diventasse terra perché noi potessimo arrivare fino a lui. Saverio, chiudo con te. Intanto sei il primo collega che mette le stesse orecchie ai libri, guardate qua se potete fare, è meraviglioso, di quelli che uso io ed è veramente straordinario. Saverio Gaeta, Il Veggente, Salani Editori, vi prego, posso fare una raccomandazione di leggere questo libro esattamente alla luce di quello che è stato detto adesso, altrimenti non si comprenderebbe la bellezza e la verità di quelle carezze che Maria ha dato a Bruno Cornacchiola. Saverio, grazie, grazie di cuore, grazie a Padre Roggio, grazie alla testimonianza bellissima di Padre Ciampella. Noi ce ne andiamo con Antonella Ventre in un altro luogo, il santuario di Santa Maria del Pozzo, dove Maria è il centro di tutto. Guardate, grazie davvero di cuore.